Ciao, sono Rawan Torchi dell'Istituto Pacioli Tecnico Sportivo. Sono qui per raccontarvi il mio rientro a scuola. Sono Gabriele Fasitta, sono rappresentante di istituto al Galilei di Crema. Mi chiamo Laurenzio Strimbanu, frequento l'Istituto Pacioli di Crema e sono rappresentante dell'Istituto Scuola di Fa. Sono Anna Samarani e frequento la quinta del liceo scientifico. Il mio nome è Martina Toma, sono la rappresentante dell'Istituto del Liceo Vittorio Colombo di Brindisi. Sono Alice Plizzari dell'Istituto Luca Pacioli di Crema. Devo dire che è stato molto traumatizzante. Un po' un misto tra la voglia di rimanere in didattica in presenza, perché per quanto mi riguarda non ho mai troppo amato la didattica a distanza, ma allo stesso tempo con molta paura perché ogni giorno c'è un nuovo caso positivo, ogni giorno entriamo in contatto con qualcuno di positivo e quindi questo è un disagio sia per noi studenti che dobbiamo continuamente fare tamponi oppure veniamo messi in quarantena e cose del genere, ma allo stesso tempo anche per i nostri parenti, per coloro che stanno in casa con noi, che per noi che andiamo a scuola sono costretti anche loro ad essere messi magari in quarantena, perché magari anche noi diventiamo positivi, stare a casa dal lavoro, e comunque è sempre un susseguirsi di paure, di ansie, e quindi anche a livello psicologico non è per niente semplice. Credo che le regole che ora come ora sono state imposte ai studenti riguardo alle quarantene e agli isolamenti siano abbastanza assurde e incoerenti l'una con l'altra. Infatti, non mi sento assolutamente sicura, seppur avendo la terza dose, ad avere in classe compagni che anche loro terza dose sono stati a contatto e vivono con persone positive. Infatti, la terza dose, come ben sappiamo, non rende immuni, ma è solamente un'arma che abbiamo contro questa nuova La variante. situazione attuale della mia classe è positiva, nel senso che abbiamo solo un positivo in classe, non abbiamo tanti, cioè tutti questi problemi, quindi per noi non ci sarebbe problema. Io e i miei compagni abbiamo la stessa idea del fatto che avremmo preferito fare lezioni da casa, semplicemente perché magari nella classe non è ancora vaccinato e rischia di prendersi il Covid. Ma in ogni caso, ripeto, la nostra situazione attuale della classe è messa molto bene, però anche i prof avrebbero preferito farci fare lezione da casa che in presenza, proprio per evitare tutti i contagi. Nonostante mi sia espressa più volte a favore di un breve periodo di DAD, oggi ho deciso di non scioperare per vari motivi e quindi sono rientrata a scuola. Il mio rientro è stato all'insegna del tragicomico. Tra docenti mancanti, classi completamente dimezzate e pareri a dir poco discordanti, ho trascorso la mia giornata augurando ai miei compagni il bentornato e ricordando loro le normative di buon comportamento in una situazione così delicata, sperando al più di attutire i danni collaterali di queste scelte. Abbiamo vissuto il ritorno a scuola in questi giorni in maniera un po' confusionaria. In realtà io non sono neanche ritornato a scuola, visto che sono positivo, e purtroppo come me moltissimi altri miei compagni di classe e di scuola non sono potuti rientrare. Nella mia classe addirittura 8 persone sono rimaste a casa, e anche in moltissime altre classi. Tra l'altro alcuni stanno avendo problemi anche con i trasporti, visto che, come sapete, Autoguido Vie non ha garantito il servizio e continuerà a non garantirlo per i prossimi giorni, probabilmente per problemi di personale. Alcuni docenti sono assenti. Nella nostra scuola in realtà questo problema non è neanche così tanto accentuato quanto in realtà il rientro dei ragazzi piuttosto. Molti stanno avendo problemi ad attivare la DAD. Io, per esempio, ho avuto problemi col certificato di quarantena, quindi non sono ancora in DAD. Quarantena, quindi il mio rientro è stato pressoché simile agli altri giorni. La classe è abbastanza in difficoltà perché abbiamo alcuni ragazzi in quarantena come me e anche alcuni docenti sono stati assenti, quindi la didattica è un po' influenzata da tutto ciò. Nonostante ciò, speriamo di poter proseguire nel migliore dei modi, l'anno scolastico, soprattutto in sicurezza. Niente, questa è stata la mia esperienza di come il primo giorno di scuola e niente, un bacio.